siamo inseriti in questa magnifica cornice dei castelli e della murata di Bellinzona che nel 2000 UNESCO ha decretato patrimonio mondiale dell'umanità. Perché entrare poi nel museo? Perché dopo il restauro degli anni 90 dell'architetto Galfetti, qua vengono presentati circa 7000 anni di storia e di archeologia che segnano un po' il passaggio da quando l'uomo era un cacciatore nomade ed è diventato stanziale. Proprio abbiamo un passaggio attraverso i millenni, saliamo nei secoli, perché in un certo senso entriamo anche proprio nell'epoca storica con delle vedute, con le importantissime monete della zecca di Bellinzona che dimostrano come nel corso del 1500 Bellinzona ha avuto una sua moneta. Tavolette costituiscono un interessante spaccato su quella che era la Bellinzona di epoca sforzesca. Praticamente queste opere d'arte sono state recuperate nel 1970 da un palazzo demolito nell'antica contrada di Noseto, Bellinzona. E questo antico palazzo era delle famiglie Ghiringhelli e Muggiasca. La prima cosa che colpisce è che questi disegni, queste raffigurazioni sono molto immediate. Ci sono anche delle scenette molto divertenti, questo mondo alla rovescia, per esempio un carretto trainato dalla persona umana invece che dall'animale. E poi, vabbè, ci sono anche per interessi più approfonditi anche le parti storiche.